Formarsi e informare il mondo dell'impresa, ma anche capire le opportunità che arrivano dall'Unione Europea con la nuova regolamentazione. Questi i temi dell'incontro organizzato nell'auditorium di Fondazione Cassamarca. L'Europa sarà la prima istituzione a dare una normativa all'intelligenza artificiale. Questo perché? Perché vogliamo puntare sulla qualità dell'intelligenza artificiale. Questo perché? Perché vogliamo cercare di rendere l'intelligenza artificiale sicura per i cittadini. Però bisogna anche cercare di non creare troppa burocrazia per le imprese. L'incontro era dedicato soprattutto alle piccole imprese che nella loro versatilità meglio si possono adattare all'innovazione dell'intelligenza artificiale senza che questa cancelli posti di lavoro. C'è sicuramente il rischio della perdita di lavori, di posti di lavoro, però bisogna cercare di trasformare questi rischi in opportunità. Cioè, perdiamo posti di lavoro, ma dobbiamo cercare di crearne altri di qualità, per cui bisogna puntare soprattutto sulla formazione, cosa che purtroppo in Italia si fa molto molto poco. Il futuro infatti non prevede solo macchine al lavoro, ma uomini che comunque si supportano nelle attività, soprattutto ad elevata pericolosità. Vedo una fabbrica dove abbiamo i robot che fanno il lavoro e abbiamo le persone intorno che li comandano. Cosa vuol dire? Che in realtà io devo mettere abbastanza intelligenza e quella artificiale ancora non funziona tanto bene. Quindi l'ipotesi molto più probabile è delocalizzare un po' le persone, metterle un po' più lontane, diminuire il rischio peraltro, anche il rischio di incidente, il rischio di anche di non fare lavori usuranti, però avere comunque chi comanda i robot anche in maniera creativa molte volte per svolgere i compiti in maniera efficace. Fondamentale quindi la formazione, che può essere anche una risposta importante per quella che anche in Veneto è la fuga dei cervelli all'estero. Aprire la conoscenza dell'intelligenza artificiale anche alle facoltà umanistiche, ma soprattutto anche nei primi passi dell'orientamento scolastico. Un mondo quindi dedicato soprattutto alle nuove generazioni imprenditoriali che potranno attingere a fondi europei per raggiungere sempre nuovi traguardi. Ci sono dei fondi e sono fondi che devono andare soprattutto alle piccole e medie imprese, perché le grandi imprese già da sole hanno meno difficoltà a poter entrare nel mercato della digitalizzazione, quindi ci sono dei fondi che arrivano sicuramente dal PNRR, però dobbiamo anche considerare che ci sono dei fondi specifici, per esempio per sviluppare i chip, anche per avere una nostra capacità di produrre a livello europeo questi tipi di chip appunto, che invece prima arrivavano soprattutto dalla Cina.